Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Siamo qui oggi con un video speciale dove andremo ad unboxare due vecchie collector a tema horror. Vabbè, horror... Dai, via di mezzo. Questo video nasce dal fatto che, come ci avete chiesto alcuni di voi, vogliamo mostrarvi anche roba vecchia che non abbiamo acquistato di recente e unboxare anche vecchi collector che magari abbiamo già da un po' e che non abbiamo mai mostrato perché sono collector acquistate pre-YouTube. Allora, oggi abbiamo preso due collector che abbiamo comprato entrambe, mi sembra, nel 2018 forse. 18-19, no. Forse fine 2018. Mi sa di sì, Una ce l'ha venduta un ragazzo e una invece l'abbiamo acquistata su eBay in offerta con l'asta. E partiamo subito con la primissima, acquistata su eBay a soli 14 euro spese di spedizione inclusa, ovvero la Collector Edition di FIAR 3. E così mostrerò già tutto il contenuto. FIAR 3 per PlayStation 3. Non mostriamo il contenuto, allora. No, so, perché tu hai fatto il giro, si vede. Dai, vabbè, magari ho tagliato quella parte, in questo momento non lo sai, stai parlando di una cosa che nessuno sa. Allora, questa collector in realtà è un po' deludente, perché è una collector molto scarna, come non viene proprio niente. Vabbè, però diciamo, visto che sono con le PlayStation 3, sono le prime collector, ci sta. Vabbè, sì, sono proprio prime collector, però sì, non erano tanto diffuse come adesso. Però bisogna dire una cosa che... noi adesso l'abbiamo pagata 14 euro, però c'è chi l'ha pagata anche 70 al tempo suo. Comunque, come primissima cosa troviamo la steelbook. Le steelbook anche qui erano abbastanza rare. Inoltre non c'è, di solito ormai ti mettono steelbook più gioco base. Qui invece c'è solo la steelbook, che in questo caso include, oltre al gioco standard PS3, include anche il classico libricino. Come sapete, noi non ci siamo mai avvicinati alla serie FIAR in generale, no? Abbiamo scoperto, cioè non abbiamo scoperto, la prima prova l'abbiamo fatta con il primo FIAR pochi giorni fa, con invecchiato bene oppure no. E lì ci siamo spaventati, cioè almeno io, mi sono spaventato molto quando ho conosciuto Paxton Fettel, che è quel cannibale pazzo. E il bello che nella collector qui ve lo nominano, perché è proprio un personaggio a quanto pare famoso. Sì, che ha proseguito anche la sua carriera di cannibale. Cioè, anzi, dovrebbe essere il fratello di questa Alma, che non sappiamo chi sia, forse la bambina. Perché dice, o del fratello, il cannibale Paxton Fettel. Quindi voi potete controllare o un personaggio... O il protagonista standard oppure Paxton Fettel. Quindi è un cattivo, però che adesso si è schierato un po' con i buoni. Forse da approfondire questa storia. Anche se ci avete comunicato nei commenti di quel video che FIAR 3 non ha proprio niente di horror. È molto più sparatutto. Vabbè, comunque, ritornando alla steelbook, è carina questo sfondo un po' argentato. Cioè questo sfondo argentato con questi finti graffi, questo rosso che comunque spicca. Non è male. Poi vabbè, troviamo una sorta di season pass, probabilmente, ovviamente non più valido. E poi abbiamo, attenzione, abbiamo un fumetto che, vabbè, dietro c'è lo spam di Mortal Kombat, però davanti questo è un fumetto che include in sostanza il prologo di FIAR 3. È una piccola storia, sono proprio 4-5 pagine. Vabbè, un po' come quello di Little Nightmare. Sì, però lì era più bello. E poi, il pezzo forte di ogni collector, di solito almeno quando merita, in questo caso non c'è nulla, quindi è difficile avere un pezzo forte migliore, abbiamo la figure. La figure di questa dovrebbe essere Alma, perché comunque dice Alma è incinta, probabilmente incinta di qualche mostrone. Guardate il culo che di Alma, Dai! Le pacche di Alma. E tiene poi comunque se neanche questa faccia di... Adesso lo vedete in dettaglio. C'è la faccia del bambino che gli trapassa dalla pancia. Cioè proprio tipo io se fossi donna vedo questa incinta mai o mai più comunque. Vabbè, è proprio impressionante questa figure. Proprio bruttissima. Inoltre non si vedrà perché adesso abbiamo troppa luce. Però lo vedrete probabilmente in dettaglio. Si illumina al buio solo alcune parti della figure, perché è fluorescente. La seconda collector che avete già intravisto nella miniatura è questa qui. Alone in the Dark per Xbox 360. È particolare perché si apre proprio così
da queste crepe. Esatto, perché nel gioco ci sono le crepe che camminano, quindi hanno fatto questa apertura particolare. Adesso la collector, questa è una delle più brutte che esiste proprio nel mondo, al punto che è anche una di quelle più svalutate. Noi l'abbiamo comprata da questo ragazzo, appunto. Beh, non mi ricordo quando l'abbiamo pagata. Mi sembra sui 20 euro. Pochissimo. Anche perché su eBay la trovate tranquillamente sui 30-40 euro, prezzo proprio fisso della collector in sé. Che poi è una limited edition questa. Comunque, vabbè, adesso la vedete in adesso vedete in dettaglio l'apertura meglio delle crepe. Apriamo le crepe. La crepa. E dentro c'è questo foglio volante, che è una sorta di cartoncino, così per coprire. Sì, per coprire il vergogne. E per fare la grafica della crepa interna, Poi cosa abbiamo più qui dentro? Abbiamo il gioco 360. Però, che però noi abbiamo incellofanato, quindi non lo apriamo, e poi vabbè, non c'è niente di che, c'è solo il gioco. Esatto. Questo è proprio, era usata quando abbiamo comprato il cellofan, che l'abbiamo messo perché stiamo pian piano incellofanando tutta la nostra collezione. Poi abbiamo una cosa che apprezzo molto rispetto a quelle custodie tipo di cartoncino, ovvero la soundtrack. Sì. Quante tracce ci sono? Non si sa. Due. Solo due? Non lo so, ho visto due scritte dietro. No, otto. Otto, quindi no, mi piace perché è molto fatto in stile proprio CD di musica proprio. Sì, infatti è molto molto professionale. No, è bella, hanno fatto una bella cosa. Abbiamo anche The Making Of, ovvero questo che è questo cartoncino in questo caso, qui non hanno voluto fare la versione fatta bene, che include il DVD, che penso sia, ti spiega appunto la lavorazione, la creazione del videogioco e tutti i vari retroscena, no? Beh, tutto il processo. Visto che il gioco non è piaciuto a molti, si potrebbe dire il cesso. E poi, questo non ci piace per come è stato realizzato a livello di formato, perché veramente è brutto, ovvero l'artbook di questo formato rettangolare, e questo è scomodissimo sia da esporre, vabbè, da sfogliare no. No, vabbè, anche perché è piccolino. La creazione del personaggio, dei nemici, le ambientazioni, come hanno tutta una sorta di cast di quelli che l'hanno sviluppato, vabbè. È un artbook bello pieno, diciamo, per quello che offre la collector. Ora non so a che prezzo è stata venduta, forse pure 100 euro mi sa, visto che offre un bel po' di cose. Però noi l'abbiamo pagata pochissimo, quindi cosa vogliamo dalla vita? Vabbè, sempre il pezzo forte. Che però in questo caso è una delle figure più brutte che io abbia mai visto nella vita, proprio a livello della faccia, cioè. Vabbè, sì. lo vedete in dettaglio sicuramente. Comunque tiene proprio una faccia proprio da. Avete presente il pesce palla di Son Goku Pesh? Che è uscito. No, il gioco completo esce forse domani. Comunque, veramente tiene la stessa faccia del pesce palla. No, veramente è brutta come hanno fatto questa figure. A parte le dimensioni, vabbè, se la gioca molto con Alma, che abbiamo visto poco fa. Però tu apri la collector e dici, mamma mia, ecco perché è un gioco horror. Si vedi questo in faccia, così. Vabbè, ma poi è pure dipinta abbastanza male. Sembra un giocattolino. Io questa potrei dire tranquillamente che è stata acquistata su AliExpress e roba varia, per come è realizzata. Sì. Beh, come hai detto, ormai la trovate a poco prezzo. Quindi se per caso, per collezionismo, o se comunque il gioco in fondo vi è piaciuto, tipo a me... Mi è piaciuto quando ho giocato su PS3, potete recuperarla. Queste erano le due collector che abbiamo scelto di unboxare per voi in questa sorta di speciale unboxing halloweeniano, no? Fateci sapere la vostra su questi due giochi, se li conoscevate oppure no, se avete anche voi queste collector o se le state addirittura cercando, quindi magari le desiderate tantissimo e ora non le volete più visto che le avete viste in dettaglio. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Thank you.